Ben ritrovati a tutti con questo nostro appuntamento settimanale. Mercoledì scorso, con il suggestivo e austero segno della imposizione delle ceneri sul nostro capo, abbiamo iniziato la Quaresima, un tempo favorevole, opportuno, per poter fare, accompagnati dalla Chiesa, un vero e proprio check-up della nostra vita spirituale, cioè della nostra esperienza di fede. E così arrivare a Pasqua rinati alla vita della grazia battesimale. Essenziale, sintetico, direi davvero telegrafico, il brano evangelico della prima domenica di Quaresima. Ci presenta il momento della tentazione subita da Gesù nel deserto, dove è stato sospinto dallo Spirito. Secondo padre Hermes Ronchi, la tentazione è una scelta tra due amori. E sappiamo bene che vivere è scegliere. Durante la Quaresima abbiamo allora la possibilità ogni anno di vivere l'esperienza rigenerante dell'obbedienza a questa verità, che è vita, è esperienza di libertà e amore. Nello stesso tempo comprendiamo che solo se siamo unificati da un amore più grande, le fiere e gli angeli riescono a convivere in ordine e armonia, come è successo per Gesù, del quale si dice che stava con le bestie salvatiche e gli angeli lo servivano. Senza esagerazione potremmo dire che nel cuore di ognuno di noi c'è un vero e proprio allevamento di bestie selvatiche. Sono il simbolo delle nostre parti oscure, quegli spazi d'ombra che ci accompagnano lungo il corso della vita e che spesso, purtroppo, non ci consentono di sperimentare né il senso di libertà e nemmeno la tranquillità interiore. Sono quelle bestie selvatiche che un giorno sono stati cuccioli, ma che forse abbiamo fatto crescere e per questo adesso sono nella condizione di poterci graffiare o addirittura sbranare. Proviamo allora ad imparare direttamente da Gesù a stare con le nostre bestie selvatiche, a guardarle in faccia e soprattutto a saperle chiamare per nome. Non ci è chiesto né di ignorarle né di temerle. E soprattutto l'unica cosa che non dobbiamo fare è far finta che non ci siano. Non siamo persone mature quando risolviamo tutto, ma piuttosto quando riusciamo ad avere pazienza e armonia con tutto. Ci accompagni in queste settimane di Quaresima il prezioso suggerimento che ci ha rivolto Papa Francesco nella omelia della Messa delle Ceneri di quest'anno. Ci serve la guarigione di Gesù, diceva il Papa. Serve mettergli davanti le nostre ferite e dirgli: Gesù, sono qui davanti a te, con il mio peccato, con le mie miserie. Tu sei il medico, tu puoi liberarmi. Guarisci il mio cuore. Buon cammino di Quaresima a tutti.